Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Questo è un rapido video di aggiornamento per commentare insieme la giornata di Bitcoin perché ne è successa veramente una di quelle belle, una di tutte quelle che gli appassionati si stavano aspettando. In particolare, nel corso della scorsa nottata, quindi nelle ultime 24 ore, Bitcoin ha avuto un'impennata nel proprio valore e in questo momento è cresciuto addirittura del 13,56% nel giro di pochissime ore. Il nuovo prezzo aggiornato si è portato a 4.720 dollari, quindi ci stiamo lasciando fortemente alle spalle la vecchia resistenza che ci ha impedito di crescere fortemente con il prezzo negli ultimi mesi. Siamo andati anche oltre alla lateralizzazione. Ci sono moltissime persone che già stanno dicendo che si tratta del nuovo bull run, che è ripartita la corsa al Bitcoin, che adesso si andrà to the moon, quindi verso la luna, come si suol dire, e ne vedremo appunto delle belle per tutti noi che ci abbiamo investito. In realtà, che cosa ci dice il mercato? E volendo ragionare con un'ottica un pochino più distaccata da investitori e non da scommettitori. Fondamentalmente, se andiamo a vedere sulle pagine di tutti i siti specializzati, vediamo che non ci sono state grandissime novità in senso strutturale, non ci sono dei fondamentali nuovi che possono aver causato questa impennata di prezzo. Nello specifico, lo sviluppo di Bitcoin, anche l'adozione, continua con i soliti ritmi serrati, quindi Lightning Network continua ad andare molto forte. Ci sono sempre più esercenti che bene o male accettano Bitcoin, come ho detto in un video precedente, spesso lo fanno per motivi pubblicitari, ma di fatto comunque ci sono veramente dei negozi che stanno cominciando ad accettare Bitcoin, soprattutto all'estero, e le cose proseguono lentamente, in modo costante, sempre esattamente come nei mesi passati. Ovvero ci sono buone notizie, ma non tali da innescare un'esplosione di prezzo come quella che abbiamo visto in queste ore. Ovviamente sui Reddit dedicati, quindi AR Cryptocurrency e AR Bitcoin, sono tutti impazziti con il ritorno del nostro personaggio che va sulle montagne rosse in salita e tantissimi altri meme a tema con Bitcoin che va verso il decollo, verso appunto l'esplosione di prezzo. In realtà, se diamo un'occhiata appunto ai grafici, vediamo che questo è l'andamento grafico di Bitcoin orario. Vediamo che già ad esempio questo grafico che vi sto facendo vedere, sto zoomando indietro il più possibile, qui stiamo andando addirittura a inizio marzo, dal quale c'è stato sempre una certa lateralizzazione costante senza mai eccessi né in un verso né in un altro. Mentre appunto proprio nelle ultime 24 ore, in particolare alle 6 di mattina, ora locale, quindi l'ora italiana, c'è stata questa grossissima impennata di prezzo che addirittura ha proseguito anche per tutta l'ora successiva. Che cosa significa? Che non ci sono dei fondamentali forti a guidare questo decollo di prezzo. Probabilmente cosa sta succedendo? Che qualcuno ha investito in modo molto forte su Bitcoin. Siccome c'è pochissima volatilità, ovvero ci sono pochissimi ordini in entrata e soprattutto in acquisto, l'inserimento di un ordine così importante, inserito probabilmente da una balena o comunque da un fondo di investimento o comunque da qualcuno che aveva del capitale da investire, ha fatto decollare il prezzo perché ha colpito tutti gli ordini di acquisto che non erano tanti, che erano presenti sugli exchange. Ora, chi possa essere questo soggetto? Ovviamente non lo possiamo sapere, però sicuramente, per quanto ci sia poca liquidità per avere un movimento di prezzo di questo tipo, come vediamo anche in confronto agli altri giorni, la liquidità inserita è stata tantissima. È qualcuno con dei portafogli importanti. Quindi tenderei ad escludere che sia un investitore retail o comunque un semplice appassionato come possiamo essere io o voi. C'è più probabilità, secondo me, che si tratti di un professionista del settore finance o di questo, o comunque di qualcuno che voglia scommettere su Bitcoin investendo i proventi di altre operazioni finanziarie. Ora, cosa ci aspettiamo che succeda? Questo è l'andamento orario rispetto alle 6 di questa mattina. Come vediamo, il prezzo sta lateralizzando, però già si vedono dei segnali che sta facendo anche dei bassi più bassi, dei lower lows, come si suol dire, perché prima è arrivato appunto fino a questo livello, poi di nuovo è sceso un pochino, ha recuperato ma di nuovo sta scendendo e poi di nuovo qui è arrivato in alto ma non quanto l'alto precedente, ora di nuovo sta scendendo ancora e questa è al momento in cui registro la candela che ancora deve chiudersi
e che è ancora in corso. Però in linea di massima io francamente quello che mi aspetto è che da questo momento in poi il prezzo o continui a lateralizzare, oppure che scenda un pochino per appoggiarsi magari una di queste medie mobili. In realtà, se il prezzo dovesse scendere e appoggiarsi su una di queste medie mobili, in particolare quella blu qui del mio grafico e quella a 21, quindi delle 21 ore, sicuramente sarebbe una cosa molto buona, perché eventualmente potrebbe portarsi anche questo livello di prezzo sul grafico giornaliero, che in questo momento è fatto così naturalmente, e se dovesse portarsi avanti di fatto potremmo assistere a una stabilizzazione del prezzo proprio in funzione di questa linea di supporto, e sarebbe una buona cosa per la crescita a lungo periodo. Che cosa fare? Ovviamente tutto quello è quello che ci chiediamo tutti quanti. Che cosa fare in questo momento davanti a un movimento di prezzo di questo tipo? Ora, a mio avviso non ci sono state delle rivoluzioni di fondamentali, lo dico ancora, quindi questa per quanto mi riguarda ha tutto l'odore di essere una manovra di investimento, o comunque non è una crescita organica. Non mi stupirei se, come abbiamo visto poco fa, il prezzo cominciasse ad assestarsi, che sarebbe un'ultima cosa, scendesse un pochino, che di nuovo se riuscisse ad appoggiarsi su una media mobile sarebbe comunque un'ultima cosa, oppure se sprofondasse direttamente ai livelli precedenti. E in quel caso significa che forse questo investitore sconosciuto che ha acquistato così tanti bitcoin l'ha fatto perché aveva inserito una posizione con dei derivati, quindi era andato long sul mercato dei derivati, e quindi probabilmente sta cercando di uccidere tutta la competizione e tutti quelli che stavano puntando short. In caso così fosse, tutta questa linea d'azione di prezzo non avrebbe fatto altro che far fallire tutte le scommesse sul fallimento, tutti gli short sui bitcoin, e quindi adesso probabilmente l'investitore avrebbe già guadagnato moltissimo sul mercato dei derivati e quindi potrebbe valutare di rivendere di botto tutti i bitcoin che già ha già acquistato, per il semplice motivo che è vero che probabilmente avrebbe una perdita netta sull'exchange, ma avrebbe già guadagnato moltissimo sul mercato dei derivati, quindi non facendosene niente di questi bitcoin potrebbe decidere di vendere di nuovo, facendo precipitare il prezzo nel breve periodo. Quindi per quanto mi riguarda, volendo super riassumere, io non ho nessuna intenzione di entrare nel mercato in questo momento. Francamente a tutti gli investitori retail raccomando di stare alla larga da questa mossa, perché non è detto che sia veramente la partenza di un nuovo bull run, ma potrebbe essere semplicemente o un gioco di finance, o comunque non ci sono dei presupposti forti per farci pensare che possa essere l'inizio di una nuova corsa. Ovviamente non sono un promotore finanziario, quindi fate tutte le valutazioni in prima persona prima di proseguire. Bene, da Zane di Turbolab.it è tutto. Come al solito, se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare mi piace, per me è sempre estremamente importante, quindi ti ringrazio in anticipo se lo farai. Mentre invece, per essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, clicca sul pulsante iscriviti qua sotto e sulla piccola campanella di fianco. Al prossimo video, ciao!